E come stavo dicendo prima, in questo sogno, lo spaventapasseri immagina questa ragazza, questa donna, questa figura femminile, immagina quello che può provare innamorandosi. E nel momento in cui si risveglia, resta una sorta d'amaro in bocca, no? Prova a pensare come succede spesso. Quando uno fa un bel sogno che poi è costretto a svegliarsi perché magari deve andare al lavoro, come succede a noi, no? Vorresti quasi abbandonare la vita reale per continuare a vivere quel sogno che sembrava così bello, e così è per lo spaventapasseri. E qui c'è un altro brano che si chiama Ricordo di Nene. Che odio.